muffa intorno alla porta vetro che fa condensa, manco fossero le cascate del Niagara. Consigli? No, domande. Perché innanzitutto dobbiamo sapere che età hanno questi infissi. Deduco così, senza sapere la tua storia, che saranno piuttosto moderni, saranno doppio vetro, fatti bene, magari cambiati in tempi non così lontani. Di sicuro non possono essere gli infissi della nonna con lo spiffero, sarete tutti d'accordo con me. Ovviamente se c'è qualche amico o posatore di infissi, vi venga in soccorso e integri i consigli banali che sto per dare, però quelli sono dalla mia esperienza di vita. Perché sta succedendo? Perché fondamentalmente quel pezzettino di muro poverino che è disponibile, perché infatti in muratura l'infisso non copre da parte a parte, subisce tutte le intemperie possibili, cioè lì c'è una temperatura più bassa, l'infisso che sigilla perfettamente scarica tutti i pesi da sopportare, possiamo dirla così in maniera impropria, su quel pezzettino di muro, e lì si forma la condensa, ragazzi, c'è poco da fare, superficie fredda, aria calda, eccetera eccetera. Quindi mi verrebbe da chiederti: che cosa hai fatto finora per cercare di tenere a bada il problema? Hai solo pulito con candeggina o ci hai messo anche della pittura antimuffa? Sì, ho fatto entrambe le cose. Benissimo, non sono bastate perché non risolvono la causa scatenante del problema. Ti do due opportunità. Una che mi riguarda e l'altra no. Se hai già fatto alcune prove interessanti, fai un salto di qualità. Vai in colorificio, prendi un antimuffa magari migliore rispetto a quello che hai usato in passato e comprati un barattolino da un chilo, piccolissimo, di pittura anticondensa. La pittura anticondensa contiene al suo interno delle microsfere, a seconda di chi la produce, come la produce, di vetro, di ceramica, che potrebbero aiutare quella spallettina a essere un po' più protetta dal freddo. E questo è quello che io utilizzo nei miei lavori con i miei clienti, ovviamente con i miei prodotti. Se però dietro questa storia poi si scopre che c'è un sacco di tentativi, sofferenze e soldi spesi, magari non sei tu ma chi guarderà questo video in futuro, allora ti posso dare un consiglio. Scopri la nostra Basta Muffa Challenge, che è un kit dei prodotti in miniatura del nostro trattamento da far provare a chi ha problemi irrisolvibili e impossibili da risolvere, e ti metto un riferimento per poterlo andare a trovare dal link in bio e vedi se potrebbe esserti interessante. Fare una prova non guasta mai, poi il tempo ci dirà se funziona o no. Ciao da Giuseppe e Basta Muffa!